Ciao Franco, come stai? Ciao Camilla, io sto molto bene, grazie, e tu? Molto molto bene, molto felice di parlare con te un'altra volta. Grazie per partecipare anch'io, grazie a te, sono molto contento di rivederti. Di cosa possiamo parlare oggi, Camilla? Oggi parleremo su un argomento uh, interessante per me che è il giudizio. E Prima di cominciare a parlare de, dell'argomento, volevo condividere con te il mio schermo per, perché ho fatto una piccola presentazione per Ottimo. questa conversazione. Sono un po' extra animata, posso dire così? Sì, hai una, una motivazione in più sì. per questa lezione. Sì, sì. Ah, un secondo, ti faccio vedere il mio schermo. Forse adesso puoi vedere. Sì, perfetto. Oh, bellissimo il tuo schermo. <ride> ottimo, ottimo. Grazie. Uh, <ride> parleremo del, del giudizio, e qui. Um, però prima di parlare propriamente o oh, qualche domanda, domande per te, però voglio introdurre questo uh, argomento. In italiano si dice topico o solo argomento? Possiamo dire argomento o tema. tema. Anche se topico comincia a essere usato un po' come una parola di origine inglese, topic, topico, ma preferiamo argomento. O okay. tema. Perfetto, perfetto. Uh, io, Franco, un amico, uh, ti racconterò la storia di un amico una cosa che è successa a un amico mio però uh, questo amico impara il brasiliano per adesso impara l'italiano e lascerò l'opportunità di questo amico a uh, scrivere la storia se sì, sbaglio qualche dettaglio questo amico può venire qua e lasciare un commento con Come? spiegazione se, vuoi, se vuole uh, però ho un amico che un giorno ha deciso di farsi un tatuaggio uh, e però non era un tatuaggio normale. Il tatuaggio, per me, i tatuaggio normale sono uh, i, leoni, i, dimoni, i leoni, i leoni, i leoni, la farfalla, i farfalli, farfalli. i farfalli o oh, eh, la farfalla? Le farfalle, le, far, le, le farfalle, in le farfalle o forse le cose scritte. Oh, wow, romantico questo. Sono, sono le, i, i tatuaggi, i tatuaggi che mi sembrano normali. Però lui voleva farsi un tatuaggio di, della sua cantante preferita. Vuoi puoi immaginare? Puoi tu vuoi. Do you want to guess? Che addivinare? Puoi indovinare? Vuoi indovinare una cantante? cantante preferita una cantante Camilla dimmi italiana americana Ameri canadese Oh, canadese allora potrebbe essere slendio no no non no 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 c'era una cantante canadese, mi piaceva molto, anni fa, si chiamava, non mi ricordo il cognome, Anisette, Arisette, ah, niente, give up. Oh, Una cantante di origine portoghese, Camila? Non lo so, credo di no. Quella però... che cantava I'm like a bird, I don't know where my house is, where my place no. is. No. no, 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 non è lei, mi arrendo, Camila, okay, non posso Ok, entrare. ok, uh, conosci lei? Sì, era esattamente questa persona a cui stavo pensando, Mor Morisette. Morisette, Morisetti, Alanis Morissette, Sì. Lui Bravissimo. è, come posso dire, fan? È un fan affezionato? È un fan, possiamo dire. È un fan, è un fan. E voleva fare la sua faccia, però non la fa... voleva fare un po' non no, no lo so, voleva fare un, una, una cosa con Alanis e i suoi elementi che ricordano Alanis, e, però lui voleva l'opinione, voleva, voleva conoscere l'opinione di tutti i suoi amici e oh, wow. della de sua famiglia anche e i suoi amici non stavano molto, non no, no erano supportivi, non no, come posso dire? Non lo, non lo supportavano molto, non lo appoggiavano molto. Sì, e lui è stato molto triste per questo. Eh, perché e questo topico, questo tema, scusa, è de, del giudizio. Sette consigli per a non sentirti giudicati di questo di cui parleremo, è, è molto importante perché a volte vogliamo fare le cose e vogliamo, vogliamo fare le cose che sono importanti per noi, però ovunque troveremo le persone che non pensano come noi pensiamo o non sentono come noi, però come... Non permettere che queste, questi, queste opinioni ci affettano. Ci mm, Potremmo dire ci... È una parola difficile da tradurre. Ci tocchino, ci influenzino. Non influenzino. potremmo permettere che queste opinioni ci influenzino. Sì. Non è facile a volte, Camilla, no? perché io penso che Solo invecchiando un po', quando abbiamo più anni, cominciamo a capire che il giudizio degli altri non è così importante, anche se naturalmente quando una persona ci dice una cosa piacevole, una cosa gradevole, noi siamo contenti, mm -hmm. è normale. Però non deve essere una cosa così importante, io credo. Sì. Il giudizio degli altri. Sì, tu invece, come questo mio amico... Tu sei mai stato in una situazione che le persone della tua famiglia o i tuoi amici uh, hanno dato un'opinione che tu non era pronto per ascoltare o no, non ti è piaciuto? Oh, molte volte eh, Camilla. soprattutto ti do una cosa un po' curiosa. Mm. Tu sai che io amo molto ascoltare il, il fado portoghese, il fado del Portogallo, questa musica tradizionale, Amalia Rodriguez, Teresa Salgueiro, insomma. Quando io dico per esempio ai miei amici che ascolto il fado portoghese, e perché? È una musica così noiosa? No, non è una musica noiosa, è una musica bellissima. Però non importa, nessuno apprezza il fado, io lo apprezzo, altre persone, so, in Portogallo, in Brasile, lo apprezzano, sono contento così, anche se non riesco a condividere questa mia passione con nessuno perché in Italia nessuno apprezza il fado portoghese, per esempio. Mm, sì, per esempio, a questo amico ho detto che a volte abbiamo bisogno dell'opinione o l'approvazione di persone che a loro non piacciono le stesse cose che a noi piacciono. Per esempio, uh, se una persona non, non ha, ha un tatuaggio, non ha fatto un tatuaggio. Non uh, ha fatto tatuaggio certo. E non. Come posso dire, non gostano di tatuaggi? A loro non piacciono. Devo cambiare le strutture sempre? A loro bravissima. non piacciono i tatuaggi? A loro non piacciono i tatuaggi, perfetto. A loro non piacciono i tatuaggi. Sì, a loro non piacciono forse la musica portoghese. Eh, perché uh, a volte abbiamo bisogno di dirgli o uh, parlargli de, 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 delle cose che le lingue, per esempio, mi. Mi Piacerebbe tantissimo che i miei genitori um, valorassero, valorassero. Valor, ah, sai che qua Camilla ha un dubbio in italiano, perché come diciamo valorare in italiano? Forse apprezzassero. Apprezzassero. Mi piacerebbe tantissimo che loro apprezzassero. Uh, I miei sforzi per imparare le lingue, però per loro, è, non lo so, a volte sono, sono più felice se, non lo so, um, un amico, um, non lo so, uh, cambia l'auto sì, uh, esatto, e dicono: materiale, materiale oh, eh. il suo amico. Uh, viene a uh, cambiare l'auto e tu e io dico ho imparato una lingua che fai con questo sai no, no, no non, è, non è così drammatico però uh, a volte sentono che sì io um, no, 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 non, non sono non siamo molto no, non valoriamo, valoriamo no no apprezziamo Apprezziamo. Apprezziamo le stesse cose, sai? Ma io credo, Camilla, che bisogna dire anche questo: eh, un, un oggetto, una cosa materiale, oggi ce l'hai, domani lo puoi perdere. Sì. Ma la conoscenza è per tutta la vita, nessuno potrà rubarti la tua conoscenza. E quindi è un valore importantissimo. Però hai ragione, molte persone non, non apprezzano questo, non, non sanno, per esempio, lo sforzo che una persona deve fare, per esempio, per imparare una lingua. Anni e anni di studio, di pratica, molte persone forse non capiscono anche la difficoltà di questo. Sì, è vero, è vero. E volevo chiederti, Franco, um, tu, tu hai un consiglio a. Um, Preferito in questa lista? Per esempio, il consiglio 1: battiti. Io ho imparato questo. Non sapevo um, bat battere per qualcosa. Per qualcosa. Mi, mi piace molto questa parola. Sì. E battiti per le cose importanti. Scegli bene le tue cause, sfide. Allenati a fare le cose nonostante il giudizio che c'è ci sarà. Tu c'è qualcosa di preferita o c'è qualcosa nel, nella puntata che ti, ti è piaciuto di più? Devo dire, tutti questi consigli sono molto utili. Io credo, posso solo aggiungere che è importante credere in se stessi. Se mm -hmm. tu credi in te stessa, è la cosa, questa è la cosa fondamentale, questa è la cosa più importante. E poi c'è un, posso dirti un piccolo proverbio in francese, sì. ma poi lo traduciamo subito in italiano: On ne peut pas être à tout le monde, cioè non possiamo piacere a tutti. Quindi uh, tu puoi essere la persona migliore del mondo, ci sarà sempre qualcuno che ti criticherà, sempre qualcuno che ti dirà: no, non va bene, non sei bravo, non sei abbastanza bravo. Quindi non bisogna mai preoccuparsi del giudizio degli altri, bisogna credere in se stessi. Sì. sì, è vero, è vero. È, è importante, è, mi piace molto uh, su questo, uh, uh, questo, su questo che tu hai detto. Uh, mi piace questo consiglio. Uh, parla di quel che vuoi fare, ma prima farlo perché credo che se parliamo molto, non facciamo molto e possiamo. Come tu hai detto, tu devi credi, cre, 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 credi in te stesso? Devi credere in te stesso. Devi, cre, devi credere in te stesso, e fai quello che, che vuoi, però uh, si, e, e non lascia le persone dare l'opinione troppo negative. Sa, e se vuoi, è buono prendere opinioni, consigli a volte, però non di tutte le persone. Non di tutte le persone, esatto Camilla, anche perché io credo che è giusto, ok, possiamo accettare le critiche, però deve essere una critica costruttiva. Sì. Per esempio, se tu dici, ah, eh, tu studi lo spagnolo, per esempio, secondo me è una cosa non buona. Perché? Non Poi no? ripetere? No, non ho ascoltato perché c'è una chiesa oh. qui. Ci faccio... sono le campane. Ah, sì sì, sì, sì! non so se tu puoi ascoltare. Ascolta un po'. Ti ascolto un un po'? po', un po Adesso va bene, mi senti bene, Camilla? Sì, sì, però tu ascolti la campagna della chiesa? No, sì, 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 riesco ad ascoltarla senza, senza problemi, molto romantico. Le sì. Della chiesa. sì, cosa hai detto? Prima cosa che hai detto che è orribile? La cosa negativa è quando una persona ti critica però in modo eh, negativo. Sì. Una critica può essere utile se è costruttiva, cioè se è una critica anche positiva. Per esempio, ah, io penso che tu stai studiando questa lingua, non solo spagnolo o il russo, per me stai perdendo il tempo, ok? Uh -huh. Rispetto alla tua opinione, perché tu pensi che io sto perdendo il tempo? Vorrei una giustificazione alla tua critica perché è troppo facile criticare una persona senza dare una spiegazione. Oppure, va bene, io faccio questo, a te non piace, tu hai già provato a farlo, tu sai farlo questo, quindi sì. bisogna anche appunto reagire alle critiche. sì, sì, sì però tu, tu hai questa capacità, capacità di uh, domandare perché, però credo che ci sono alcune persone che sono troppo timide. Uh, introvertita, te... non lo so. Se tu introversa, grazie. Se tu, se mm. una persona di dice qualcosa del genere, ah, perché tu fai questo? Non ha senso in questo, forse questa persona starà triste e non farà la cosa, o non lo so. Abbiamo dobbiamo um, do dobbiamo avere cura con le nostre parole. per non giudicare le persone, non lo so. Assolutamente, sì. non giudicare le persone. Io, Camilla, credo che una persona che ha molti interessi, che vuole fare molte cose, non sì. ha il tempo di criticare gli altri. Sì. Perché hai, hai solo il tempo per lavorare su te stessa. Sì. Gli altri fanno il loro lavoro, tu fai il tuo, quindi... Una persona occupata non perde tempo a criticare gli altri. Non è vero, è vero, è vero. Penso. Sì, pe penso, penso di sì anche, penso di sì. Buono, oh non abbiamo molto tempo di più per... Mi piacerebbe continuare molto tempo, però sì. Anche se è... tu potresti, non lo so, dare un, 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 un consiglio per... Questo mio amico che vuole fare il tatuaggio, però uh, non sa, adesso lui non farà per, altri, per molti motivi, però lui è triste per, per l'opinione dei mm. suoi amici. Tu, tu hai un consiglio? Io ho un consiglio per questo tuo amico, Camilla, se io fossi lui, farei il tatuaggio sì? di Antonis Morisette, che è una grandissima artista, una grande cantante, sì. Sì. io personalmente lo farei continuerei con questa mia idea del senza molto preoccuparmi del piano. Molto altri bene. Grazie, lui, lui sarà molto, molto... Fa... posso dire che gli farà molto piacere. Perfetto, gli farà molto piacere. Franco, grazie, grazie per questa intervista e grazie a... alla sempre. prossima. Alla prossima, ciao Camilla. Ciao, ciao. ciao.